Gianni Ameglio è uno degli ospiti che più spesso sono venuti al Festival delle Cerase in questi anni a presentare i suoi film e forse c'è un motivo particolare che ti spinge ogni volta ad accettare gli inviti. Allora, qualcuno potrebbe dire che sono le cerase a spingermi a venire qua, in realtà è il pubblico. Io nel corso degli anni, dal momento che ho presentato tutti i miei film qui, ho imparato a riconoscere le facce. Ovviamente non so il nome delle persone, non so chi siano, però le ho viste già prima, 3 anni prima, 2 anni prima, addirittura qualcuno 30 anni fa, perché io sono credo uno dei primi ad aver frequentato il Festival delle Cerase e ho conosciuto tanta gente di cinema che a Roma non vedo, che a Roma non incontro, proprio qua. E mi ricordo anche certi dopo cinema, le discussioni durante, dopo il film e il fatto che poi si tornava a Roma insieme, addirittura con le cerase degli altri. Cioè io qualche volta portavo una porzione di cerase a qualcuno che abitava vicino a casa mia, un attore, un'attrice che non era potuto venire qua. Senti, oltre a presentare i tuoi film, spesso sei stato premiato qui a Palombara. Sì. E i premi di questo festival vengono assegnati da una giuria popolare di spettatori. Credo che questo sia un aspetto che dia forse ancora maggiore soddisfazione a chi vince. Assolutamente sì, perché credo che non è una giuria manovrabile né una giuria che ha una preferenza invece di un'altra, no? Credo che nessuno è pagato per votare un film, quindi insomma ci si può fidare se si vince un premio qua, vuol dire che l'hai meritato, no? Perché poi è il pubblico di tutti i giorni, cioè il pubblico vero che frequenta le sale e che per fortuna ancora viene a vedere un film in sala.